Questo è il signor Valentino. Questa è la maestra. Mi sono Valentino Rosi, R-O, come Rosa. Io sono nato a Nogaré di Pergine, sarebbe vicino a Pinè. Insomma, arrivato volando in prima elementare, sui anni. L'asilo l'ho fatto a Meano, un altro paese, perché mio papà aveva il direttore di cooperative. Poi, quando è cominciato la prima, sono venuto a Volano. Ecco. Dopo sono sempre stato qui. Allora parliamo del 35. 6 anni. Avevo. Ne parla la quinta 13 volte. Non era altro. Non ce n'era altro dopo, no. Cioè, o si andava a Rovereto, ma non aveva la possibilità di andare, in campagna, in poche parole, o lavorare da qualche parte. Invece di Volano era tutto rurale, campagna, e qualcuno era in fabbrica, qualcuno però. Anche dopo arriva, come dico, la guerra, e lì hanno raccolto tutto, anche io avevo 14 anni, siamo del fascismo. E allora eravamo vestiti da Balilla anche, o piccoli italiani come loro lì, erano tutti vestiti, eh. Avevamo tutti la divisa uguale e ci facevano fare dei saggi. Per esempio la mattina, quando andavamo tutti a messa, nell'uscita sul piazzale ci facevano fare 10 minuti di ginnastica, tutti. E dopo andavamo a scuola. Poi a 14 anni sono andato in una fabbrica a Rovereto, era la Caproni, e quando bombardavano, eccetera, ero lì, non lavoravo, facevo all'esterno la guardia. Quando suonava la sirena dell'allarme, dovevo avvisare qui dentro, perché dentro c'era tanto rumore, eh? E dopo bisogna scappare perché era sopra gli aeroplani. Alla Caproni, dove ero io, facevano un sommergibile e pezzi di aeroplano. Perciò lì c'erano i tedeschi, i giapponesi e gli italiani che lavoravano e cercavano di fare, per esempio, stavano facendo per fare l'apparecchio, quindi supersonico, e si provavano i motori. C'era già la guerra. E lì un giorno sì e un giorno no bombardavano. Bisognava scappare, perché lì era un punto molto delicato, perché era ferrovia, c'era ferrovia. E allora bisogna scappare in campagna. E dove c'è adesso la città, verso Volano, lì non ce n'era niente, tutto campagna lì. Perciò cercavamo, per non andare in rifugio, andavamo fuori per la campagna a nasconderci. Così vedevamo tutti gli apparecchi, eccetera. E un giorno eravamo qua al Brione, su quella collinetta lì, e era insieme a uno di Volano anche, che faceva il bidello una volta, e con delle ragazze da Pedersano, che lavorava in quello edificio lì vicino. E abbiamo visto 7 apparecchi che venivano dalla parte di Nomi qua, uscivano da lì, penso senti l'aria. Però uno fumava, era colpito. E ora stavamo lì a guardare su questi apparecchi, in quello, quando è stato un po' sopra noi, si è sentito un rumore assordante e sono venuti una scarica di bombe e sono rimasti 18 morti in campagna lì, erano scappati dalle case, capisci? Ecco lì, al momento eravamo un po' distanti da lì, ma dopo sono andato su più avanti e giù vedevi tutto il massacro. Poi sono andato a lavorare e la sera sono tornato a guardare, e lì era
dei tratti che prendeva su dei pezzi di. C'è una strada al Brione adesso. C'è un capitello. È anche il nome di una strada. Sì. Via. Magari anche Sì. dove che è su tutti quei morti lì. Via 13 settembre. E siccome sopra era la contraerea, sul bosco della città, là, erano 8-10 cannoni, grossi così, e sparavano su alla parecchia. È stato quindi lì che hanno colpito quello là, e di solito erano in 7-8. Alle volte quei due davanti lanciavano la nebbia come fumogeno, per non venire individuati dalla centralina della batteria, della contraerea, che mi ricordo quello, e dopo che lanciavano delle striscioline di color argento, di carta, perché quello, la centralina, si confondeva con gli apparecchi, eh? Non erano capaci di centrare gli apparecchi. Invece la cartiera di Rovereto, perché dopo sono andato a lavorare là, l'hai buttato a spezzoni incendiari, perché era la cartiera. Era un marco così, del fosforo, delle robe incendiarie, cioè, Fuoco. faceva fuoco. Più che bomba, faceva fuoco. E anche lì facevamo sommergibili, ma piccoli. Ma perché la ferrovia? Perché interessava la ferrovia? La ferrovia interessava perché volevano fermare gli approvvigionamenti dei militari, cioè passavano i treni militari con tutto quello l'occorrente per l'esercito tedesco, parlo, eh. Di Di solito fronte. andavano dove c'erano dei ponti, ponte di ferro a Rovereto, l'avete mai visto? Dopo la stazione. Con quello lì, ne arrivate delle bombe lì, perché era un punto strategico, no? Venivano i ponti e poi anche lungo la ferrovia qui, i bombardieri mitragliavano, arrivavano i bombardieri, era uno, il caccia era un altro. Quello arrivavano, mitragliavano, i camion, tutte quelle robe lì. Difficile avere le bombe qui. La notte c'era il famoso Pippo, che chiamavano il Pippo, quello veniva di notte, e allora tutte le finestre che avevamo noi erano tutte colorite in bianco, perché non veda la luce, perché se vedeva la luce metteva lì la bomba. Pippo era un apparecchio, i bambini avevano paura perché dicevano arriva il Pippo. Cosa faceva il Pippo? E Pippo faceva il disturbo la notte, faceva venire paura. E dove vedeva la luce lui montava la bomba. Perciò la notte lo sentivi che passava e buttava anche delle bombe, insomma. Ma voi quindi la sera spegnevate le luci anche se volevate, cioè mangiavate al buio? Alle volte perché costava la luce anche. Noi la sera, quando eravamo ragazzi, sai dove andavamo a riscaldarci? Nella stalla lì, perché c'erano due mucche. C'erano le mucche e dentro il caldo. Le donne, le aveva, ne pare così, con l'olio e le facevano come una candela. Era quella la luce delle cose, perché la luce costava. E quelli allora era lì perché era caldo. E anche a fare i compiti, i giusti compiti, in classe, cioè che andavamo nelle stalle, per esempio andavo là, che là c'era un po' più bello. Invece.